mi chiamo Rinaldi Giovanna e sono un'astronoma, sono una ricercatrice e lavoro all'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Istituto Nazionale di Astrofisica è un ente pubblico di ricerca che comprende gli osservatori astronomici che sono dislocati in tutta Italia e alcuni enti di ricerca che si occupano di astrofisica. Lavoro qui dentro, quindi nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dal 2004. E ho lavorato qui per 14 anni come precaria. Ed è all'interno di questo grande problema che io mi sono avvicinata al sindacato USB. La ricerca pubblica è un bene collettivo e comune. E all'incirca il 15-20% di tutto il finanziamento che veniva in precedenza dato agli enti di ricerca e alle università è stato tagliato in meno di 2 anni, tra il 2009 e il 2011. Il risultato è stato un blocco delle assunzioni e all'inizio del 2017 ci ritrovavamo col 40% di personale precario. Quindi ci sono pochi soldi e ci sono pochi concorsi, perciò il rischio quando si entra in questo mondo bellissimo è che si possa rimanere per tantissimi anni precari. Quello che mi è piaciuto tantissimo del sindacato USB è il fatto che USB è un sindacato che non molla mai, nel senso che quando c'è una cosa da portare avanti, si porta avanti sempre, l'obiettivo è sempre quello. Ci sono dei periodi in cui è più facile portare avanti questo obiettivo, ci sono periodi in cui è un po' più difficoltoso, però non si molla mai. È questo che mi piace, perché anch'io come ricercatrice, come donna, sono una persona che non molla mai. Quando ritiene che una cosa sia giusta, va avanti finché non ottiene quello che è giusto. E questa è la cosa che mi è piaciuta di più. E poi è un sindacato che è libero di portare avanti nel modo più giusto che ritiene i suoi obiettivi, senza fare dei compromessi, eccetera. E poi, insomma, alla fine poi la vita ti dà anche delle belle sorprese e ti fa ottenere le cose nel modo, insomma, che uno ritiene giusto secondo la propria etica, ecco, senza compromessi. Ed è questa la cosa che mi è piaciuta di più di questo sindacato. Due temi che stanno evolvendo purtroppo tragicamente per tutti noi, e quindi quello della pandemia in questo momento storico, ma anche quello dei cambiamenti climatici, sono proprio i due temi che rendono in particolare evidente come la ricerca possa dare delle risposte e invece non le dà. Per questo rafforzare USB è un tema che non riguarda solamente i ricercatori e il personale che lavora nella ricerca, ma riguarda tutti noi, come la sanità, come la scuola, come la funzione pubblica.